Nasce a Taranto il centro commerciale naturale Liguria. Siamo con il presidente della delegazione di Confcommercio Italia Montegranaro, Giuseppe Spadafino. Allora, una iniziativa che vuole davvero far sì che ci si riappropri degli spazi comuni e per una volta tanto a Taranto non ci si lamenta ma si opera attivamente. Sì, certamente, oggi presentiamo il centro commerciale Liguria con un hashtag importantissimo per noi, hashtag Uniti per il quartiere. Quando diciamo Uniti per il quartiere diciamo i tanti commercianti che oggi hanno contribuito e sono veramente tanti nel quartiere, i cittadini e la stessa amministrazione comunale. Vogliamo aprire questo discorso che deve portare alla valorizzazione del quartiere, perché le situazioni di degrado, di disagio sono dietro l'angolo. Vogliamo provocare quel senso civico che deve essere un fatto naturale, con un'attenzione particolare verso il quartiere stesso. Non a caso oggi abbiamo piantato dei fiori, perché è proprio dei fiori, dalla cura dei fiori e dall'attenzione simbolico il gesto. Simbolico, ma come potete vedere oggi tutti i cittadini, i commercianti, tutti, compresi voi giornalisti, ho visto che siete stati contenti di questa bella iniziativa, perché ha dato allegria, ha dato colore e ha dato quel valore aggiunto a una via che ha tutti i presupposti per... Parliamo proprio di iniziative concrete con cui volete operare sul territorio. È ovvio, oggi quella dei fiori è stato così, un incipit, una provocazione positiva. Io ribadisco il concetto generale, poi ci sarà un mio collega che vi annuncerà l'iniziativa nella fattispecie e quello che saranno i progetti futuri. Voglio ribadire, queste cose si fanno con l'unione di tutti i commercianti della zona. Qui il discorso è sentito, qui c'è veramente quell'humus che dovrebbe essere l'humus di tutta la città. Ritengo che da qui si parta con un ragionamento che provocherà quelle azioni contro il disagio che si è creato in via Principe Amedeo, in via Anfitea, in via Mazzini, e tante zone del borgo. Noi vi facciamo un esempio: noi abbiamo difeso a spada tratta quel mercato di via Lucania, perché per noi quello è un magnete. Infatti via Lucania ha una densità commerciale notevole, dove i commercianti hanno contribuito, ma a 20 metri abbiamo via Romagna, che è di certificata, dove la sera magari c'è anche il disagio di non poter passeggiare perché lì le insegne non ci sono più e quindi magari le persone hanno una propensione a passeggiare lì dove le insegne sono accese. Riteniamo che la difesa delle insegne deve avvenire da parte di tutti, perché è il luogo dove in maniera naturale si passeggia, si dialoga e si, ed è quello che noi vorremmo, si compra e si acquista. Stanislao Vitiello, e allora entriamo proprio nel cuore delle iniziative di questa idea, di questo centro commerciale naturale Liguria. Sì, non c'è dubbio che le attività commerciali rappresentano un motivo aggregante dell'attività sociale, di vita in pubblico. Noi commercianti quindi ci sentiamo in primis responsabili di questa attività. Per questo motivo Confcommercio ha creato questo progetto Uniti per il quartiere, che si esplica attraverso tre principali attività. Ci vuole un fiore, mi fido e stoppa le cicche. Ci vuole un fiore, è quello che vedete stamattina. Siamo riusciti ad abbellire una via, un nodo cruciale commerciale della città di Taranto, con dei fiori nelle aiuole. Vogliamo mantenere questo grado di abbellimento della città con l'aiuto dei cittadini, con l'aiuto del senso civico a cui ci ispiriamo sia da parte nostra di commercianti sia da parte dei cittadini stessi. Ci sarà una scolaresca, la Leonida, con la dottoressa Anna Maria Settani, che ci darà una mano a verificare e controllare quotidianamente la manutenzione delle aiuole. Con la seconda iniziativa, Stoppa le cicche, cerchiamo di sensibilizzare l'opinione pubblica al mantenimento del decoro per un senso civico più elevato, un inquinamento che ormai è arrivato alle stelle. Nel Mediterraneo, se vogliamo, il 40% dell'inquinamento è rappresentato da cicche che uccellano e pesci considerano il loro cibo e muoiono. Noi vogliamo semplicemente far sì che questa
questa tipologia di degrado possa in qualche modo essere ridotta, se non completamente estinta, e metteremo delle portacicche presso i nostri esercizi commerciali. E con la terza iniziativa, infine, quella della Mi Fido, cerchiamo di sensibilizzare i proprietari dei cani a non abbandonare le deiezioni dei propri animali. Ci saranno delle bottigliette di acqua che consegneremo in maniera simbolica, ma soprattutto il senso civico, ci richiamiamo soprattutto al senso civico di ciascuno di noi, soprattutto i proprietari degli animali, a evitare che i propri animali degradino il nostro quartiere. Questo è quello che vogliamo fare. Leonardo Giangrande, presidente di Confcommercio Taranto, una iniziativa che certamente rende attiva la città, fa sì che proprio la cittadinanza sia partecipe, si riappropri di spazi che gli appartengono, spazi purtroppo che per decenni sono stati così abbandonati. Beh sì, intanto fatemi ringraziare dal presidente Spadafino a tutti coloro i quali della delegazione di Italia Montegranaro, perché hanno svolto un lavoro immane, un impegno immane, perché a questa iniziativa, questa è la parte finale, ma dietro ci sono incontri, riunioni, pianificazioni, devi lasciare l'attività, devi incontrare, cioè c'è un lavoro anche di preparazione, tenendo presente che questa gente fa volontariato puro, quindi non prende nulla, quindi non ha il gettone di presenza, ma lo fa per amore della città, in questo caso del rione, della via, come ha detto il presidente Spadafino, di una via commerciale che si vuole migliorare. Un grazie ai cittadini che hanno compreso l'iniziativa, perché credo che per anni hanno sempre cercato di metterci uno contro l'altro, no? I cittadini da una parte che sono contro i commercianti. Non è niente vero, perché se tutti comprendessimo, quindi parte politica, cittadini e parte economica datoriale, che il bene comune è la città, quindi mettessimo al centro il bene comune che è la città, io credo che in una facilità assoluta si potrebbe partecipare e lavorare. In questo chiediamo chiaramente all'amministrazione, visto che insomma mi ero incontrato col sindaco un mese prima che azzerasse la giunta, dovevamo incontrarci, chiedo nuovamente al sindaco di rincontrarci adesso che ha formato la giunta, perché abbiamo la necessità di pianificare non solo insieme a noi, ma insieme anche ai piccoli proprietari immobiliari, perché il centro via d'Aquino, via di Palma ha bisogno di essere rivitalizzato. Lo si può fare attraverso una sinergia tra i piccoli proprietari che oggi hanno l'opportunità, attraverso le disposizioni di legge che sono state approvate con l'ultimo decreto, che i piccoli proprietari fino a 600 metri locali possono avere una cedolare fissa al 20%, quindi proviamo a ribaltare il minor costo del prezzo del fitto per far sì che ci siano le agevolazioni da parte del piccolo proprietario ad aprire l'attività a un'attività, e l'amministrazione dall'altra parte crea le condizioni per detassare almeno per i primi 3 anni le persone che vogliono andare ad incentivare l'apertura in quei posti. Quindi io credo che qui ci voglia un lavoro di squadra, aspettiamo adesso che il sindaco ci chiami per portare le nostre istanze, come abbiamo già fatto in questi 2 anni, e poi concretizzare che non sia soltanto questo, che è un momento molto bello, ma ci sia una programmazione a 360 gradi, compreso il PUMS, quindi il piano della mobilità urbana sostenibile, compreso il PUG e compreso tutto il resto, aria a parcheggio e tutto il resto. Pierpaolo Pulpito, titolare di 2 attività commerciali insistenti qui in via Liguria, parliamo di altre iniziative che avete in cantiere. Sicuramente abbiamo appunto in cantiere, come diceva lei correttamente, nuove iniziative. Quello di oggi è l'inizio di un percorso che tende a restituire bellezza al quartiere e che ha l'obiettivo di riportare insomma un po' la gente a passeggiare e a venirci a trovare nei nostri negozi, per recuperare un po' quel senso appunto di negozio del quartiere, e su questo puntiamo ad un concetto di bellezza che possa avere la forza appunto di coinvolgere i nostri cittadini ad aver voglia. Un concetto che naturalmente vorremmo estendere a tutto il resto della città e restituire appunto alla città stessa la bellezza che merita. Abbiamo in programma, visto che nel nostro quartiere negli anni passati ci sono state delle iniziative, dalla Notte Bianca, della Notte Panna, anzi si chiamava da noi, a tanti altri eventi, quindi stiamo lavorando su questi. In questo momento non possiamo entrare nello specifico perché è tutto in itinere, ma sicuramente saranno comunicate tutte le nuove attività e i nuovi eventi sui quali stiamo lavorando.
Angelo Colella, direttore di Confcommercio Taranto, una iniziativa open air, una iniziativa che proprio nella sua nascita, nella sua conferenza stampa, vuole così far comprendere il carattere di apertura piena alla città. Beh sì, è anche diciamo, il messaggio di Uniti per il quartiere che i commercianti si sono voluti dare, segna un percorso di collaborazione tra il sistema delle imprese commerciali che hanno bisogno di dare qualità agli spazi in cui operano e quindi l'idea del centro commerciale naturale. Però insieme ai commercianti è chiaro che c'è bisogno del concorso dei cittadini, quindi questo Uniti per il quartiere, perché quando si parla di mettere i fiori, di tenere puliti gli spazi, no, di dare sicurezza, di dare luce, è chiaro che bisogna lavorare in concorso i soggetti privati, i commercianti e i cittadini e la pubblica amministrazione che deve sapere, come sa, che nelle aree commerciali c'è bisogno di costruire un sistema di servizi e una qualità degli spazi e dell'animazione leggermente diversa dalle altre aree, perché sono le aree in cui la città si ritrova, sono le aree della socializzazione, del vivere comune, insomma.